Francesco Sabatino, ex liceale dello scientifico, lo dico perché mi è caro Francesco, siamo stati una volta anche in gita scolastica in Spagna, ma adesso è un abile professionista all'ospedale di Augusta come masso fisioterapista, o sbaglio Francesco? Sì, sì. Bene. Parliamo adesso più che dell'ospedale di Augusta, dei problemi che ha una persona, in questo caso Francesco, dobbiamo definire non vedente, ecco, perché è una specie di quasi, se dire cieco cioè offensivo, Francesco, onestamente. No, vabbè, cieco è una parola latina, antica. Antica, non vedente. Patrimonio della nostra lingua italiana, bene, quindi non la disgusto, non mi disdegno. Benissimo, questo ti fa molto onore, Francesco. Ma quali sono i problemi che affrontate voi ad Augusta? Voi dico in generale persone che hanno problemi di questo genere o altri? Io credo che ad Augusta, come in tutte le città del meridione, vi siano più che barriere architettoniche, barriere culturali. Mentali. Cioè pregiudizi, ma non solo, anche i semplici passanti che anziché spostarsi ti bloccano, ti fanno inciampare, salvo poi dire mischino, non ci viri. Quindi ecco, vi sono questi problemi, cosa che io in altre città tipo Roma non ho riscontrato. A Roma vi sono circa il 50%, cifra più, cifra meno, di semafori pedonali e non acustici. Ecco, io lì volevo arrivare, quasi mi metto del pensiero, Francesco, qui non abbiamo niente tutto questo nel nostro disgraziato meridione. Quindi no. Questo effettivamente, tu come ti muovi? Ecco, non hai il cane, non hai il bastone, i semafori non ci sono. Sì, no, mi muovo accompagnato con i miei cari, con amici, perché però certo non mi dispiacerebbe potermi muovere col bastoncino bianco in tranquillità, magari con dei camminamenti tattili che sono studiati apposta per fare il bastone, diciamo, passa su determinate bande, non so, poste sul marciapiede che vibrano. Camminamenti oppure tattili, mi sì. Piace questa espressione, bellissima, però che mi sembra proprio utopistica. Quindi sì. Almeno ci sono gli scivoli per i paraplegici sì. Ai momenti, no? A Parigi vi sono dei segnali tattili che simboleggiano la presenza di strisce pedonali, che indicano la presenza di strisce pedonali sul ciglio del marciapiede, quindi il non vedente tocca e capisce che può attraversare e lì le macchine ovviamente si fermano, non c'è bisogno nemmeno di dirlo. Ecco, pura utopia per la nostra terra. Però a proposito di terra, a proposito di ospedale, qual è la situazione in questo momento all'ospedale Muscatello di Augusta, data la povertà ormai di questo ospedale? Puoi dirlo allora, tranquillamente? La situazione dell'ospedale secondo me è la situazione dell'ASP 8 di Siracusa, cioè non è solo dell'ospedale. È una situazione che c'è in tutta la sanità siciliana, e in tutte le ASP e in tutti i presidi ospedalieri. Sì, ma qui Muscatello è particolarmente depauperato, impoverito. È una pseudo povertà, perché in realtà i soldi, secondo me, lo dico senza ritegno e senza pudore, vengono stornati per le cliniche private, quindi non la considero nemmeno una povertà, ma è una colpevole povertà. Bene, una colpevole povertà. Allora ci fermiamo su questa riflessione di Francesco Sabatino, una degna riflessione per tutti coloro che hanno la responsabilità della cosa pubblica, segnatamente in questo caso dell'azienda sanitaria pubblica, nella speranza che eventualmente qualcuno possa rispondere a questa, diciamo così, provocazione tra virgolette.